Gnocchi di zucca con crema di zucca e besciamella sono un primo piatto semplice da preparare, ma veramente buono e cremoso. Una variante perfetta alla ricetta dei classici gnocchi di patate. Ingrediente per 400 g di gnocchi: 200 g di zucca già pulita, 240 g di farina 00. Per il condimento, 100 g di zucca pulita e 100 g di besciamella. Prendiamo la zucca già pulita e tagliamola in piccoli pezzetti. Facciamola cuocere in microonde per 5 minuti in una teglia coperta con apposita pellicola oppure lessiamola normalmente in padella. Quando sarà pronta, schiacciamola con una forchetta e lasciamola raffreddare. Quando sarà fredda, la versiamo all'interno della coppa con la farina ed iniziamo ad impastare energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto prendiamo un piccolo pezzo di impasto e formiamo un cordone lungo. Con l'aiuto di un coltello andiamo a tagliare in piccoli pezzi di un centimetro. Infariniamo bene i pezzetti ottenuti e con l'aiuto dell'origagnocchi andiamo a rigare i nostri gnocchi. Continuare così fino a terminare l'impasto. Mentre mettiamo sul fuoco la pentola per calare gli gnocchi, prepariamo la cremina. Prendiamo la zucca e tagliamola a dadini. Possiamo cuocerla nello stesso modo di prima, cioè nel microonde, oppure in padella. Per la cottura della zucca in padella dobbiamo stare attenti ad aggiungere acqua per far sì che la zucca possa cuocersi. Inoltre il tempo di cottura varia tra i 10 e i 15 minuti. Dopo aver scelto la cottura desiderata, aggiungiamo del sale e dell'olio per insaporire la zucca. Quando la zucca sarà pronta, aggiungiamo anche la besciamella, facendola incorporare perfettamente. A questo punto possiamo calare i nostri gnocchi. Quando saranno pronti, saliranno in superficie. Li scoliamo e li condiamo con la crema alla zucca. Serviamo gli gnocchi di zucca con crema di zucca e besciamella caldi.